Amici e amiche di Sportomè, benvenuti dal Marullo per Unimè Torre Grotta, gara valida per la 13ª giornata del campionato Under 17 provinciale. Per questa partita Romeo si affida ad Arimatea, D'Amore, Insollitto, La Monica, Rossano, Lopresti, Alizio, Di Blasi, Signorino, Picciolo e Martella. Risponde Orlando con Pino, Nasisi, Consolo, Saia, Guido, Caselli, Arnaud, Donia, Anastasi e Frisone. Dirige l'incontro il signor Francesco Gringeri della sezione di Messina. Tutto pronto per il calcio d'inizio, gioca il primo pallone della partita il Torre Grotta. Arnaud stoppa di petto, poi gioca su Donia che allarga a sinistra. C'è un colpo di testa, riceve Consolo che prova la conclusione col mancino. Prima parata facile di Arimatea. Possesso per Unimè, arriva il lancio lungo all'indirizzo di Picciolo che controlla, può accelerare sulla sinistra l'11. Inseguito da Martorana, lo supera, fa lo stesso con Nasisi, poi calcia. Decisivo anche l'intervento di Guido. Punizione dal limite per il Torre Grotta, sul punto di battuta Consolo che va col sinistro, respinge Arimatea. Ma non basta, perché sulla ribattuta arriva Donia e fa 1-0 per il Torre Grotta. La sblocca il capitano rosso-blu che esulta anche così. La Monica sfrutta questo calcio di punizione, arriva una respinta. Prova a raccogliere il pallone di Blasi che riesce a recuperare, poi calcia. Respinge Pino, arriva sulla respinta Picciolo. Non c'entra però la porta il numero 11. Calcio d'angolo dalla sinistra per Unimè, sul punto di battuta Signorino. Pallone sul secondo palo. Arriva il gol straordinario di Picciolo. Una sforbiciata perfetta che batte Pino e riporta in partita Unimè. Rivediamo il gesto tecnico di Picciolo che ha riportato il parziale di nuovo in parità. Gioca nella metà campo avversaria Unimè. Arriva il lancio, recupera Picciolo che adesso si trova tu per tu con Pino. Si divora il gol del raddoppio. Possesso per il Torre Grotta che adesso avanza con Consolo. Ha spazio per andare il 3. Poi si ferma, riesce a servire Caselli. Risponde tranquillamente Arimatea. Rimessa per Unimè, riceve Signorino. Traversone a cercare Lopresti, colpo di testa, recupera Di Blasi, si trova davanti Pino e completa così la rimonta Unimè. Da 0-1 a 2-1 arriva il gol di Di Blasi. Rivediamo il colpo di testa di Lopresti e poi l'aggancio decisivo di Di Blasi che ha superato col destro Pino. Prova a rispondere il Torre Grotta. Pallone per Donia che si gira in aria. Si deve rifugiare in corner Arimatea. Si va quindi al riposo su questo parziale. Picciolo ha degli avversari davanti, scarica su Borgosano. Riesce a deviare Arnaud, poi calcia Signorino. Fa 3-1 il numero 10. Sfrutta un pallone in aria e punisce Pino. Rivediamo il tocco di Arnaud che ha favorito in aria l'attaccante di Unimè. Botta col destro e 3-1. Signorino scarica su Borgosano, poi in avanti verso Picciolo. È tutto solo davanti Pino, ma spreca col destro l'occasione del poker. Nastasi prova a partire centralmente, accelera il 10, poi allarga verso Barresi che controlla col mancino, calcia, ma chiude in corner Unimè. Calcio d'angolo per Unimè, battuto da Signorino che scambia con Di Blasi. Arriva il numero su Arnaud. Poi il traversone, controlla Rossano, respinge Pino, arriva ancora Di Blasi che fa 4-1, ma c'è la chiamata di Gringeri, fuori gioco. Insiste ancora Unimè, recupera il pallone Di Blasi che ha davanti Guido, viene atterrato. Si avvicina a Gringeri che estrae il secondo cartellino per il numero 6, Torre Grotta, in 10 uomini. Calcio d'angolo per il Torre Grotta, pallone sul primo palo, controlla Martorana che poi insacca e accorcia le distanze. Cambia ancora il parziale che adesso recita 3-2 per Unimè. Rivediamo l'assist per Martorana che ha controllato evidentemente di mano. Ha poi realizzato la seconda rete del Torre Grotta. Possesso per Unimè, arriva il lancio lungo, rinviato. Recupera quindi Lopresti in verticale nella zona di Agliai, tutto solo davanti Pino. Avanza il 16, poi calcia ad un passo dal 4-2. Stacca di testa Arnaud che serve Borgosano, pallone profondo per Di Blasi. Esce Pino, lo anticipa il numero 9 che segna adesso la propria doppietta. Cala definitivamente il poker Unimè e lo fa con Di Blasi che mostra anche la maglia. Rivediamo l'anticipo di Di Blasi e poi il pallone che piano piano supera la linea della porta del Torre Grotta.
4-2 Unime. Punizione per il Torre Grotta. È pronto a calciare col destro Arnore. Spinge Arimatea, che poi commette un grave errore e regala il terzo gol al Torre Grotta. Disattenzione del portiere di Unime. Rivediamo il destro di Arnò e poi la respinta non precisa di Arimatea. Si difende da questo attacco del Torre Grotta Unime, che adesso prova a partire in contropiede, ma arriva il triplice fischio di Gringeri, che assegna la vittoria alla formazione di Romeo. Poker sul Torre Grotta, decisiva la doppietta di Di Blasi e le reti siglate da Picciolo e Signorino. Esultano sotto la tribuna i ragazzi di Romeo.